Allora, mi hanno detto quindi che vogliamo fare e vedere dei programmi scritti con Love, però usando Zero Brain, perché mi hanno detto che Zero Brain è abbastanza interessante. Allora, per configurare Zero Brain occorre controllare solo una cosa, e cioè andate, cioè dovete capire dove avete installato il Love.exe, per esempio io l'ho messo sotto C Program Files Love. E poi, quando siete in Zero Brain, verificate che nelle preferenze, settings dello user, vedete che c'è, qui potete mettere una serie di indirizzi dove sono posizionati i vostri programmi. Qui ad esempio gli ho detto dove era il mio Lua, questo perché prima non lo trovava, però se io vado, clicco su Examples, mi apre un altro file dove ci sono tutta una serie di cose, e in particolare vedete che c'è il path di dove lui si aspetta di trovare Love, path Love 2D, e gli dico dov'è. Lo seleziono, faccio copia, vado sotto user.lua e gli mettiamo qua il path che abbiamo visto essere quello dove è caricato il Love. Questo path vedete che è sotto C due punti barra program files barra love, quindi lo scriviamo, quindi possiamo anche qui fare copia, copy full name, lo riscriviamo, cioè lo facciamo incolla. Qui l'unica cosa è che dobbiamo rovesciare le barre, quindi gli mettiamo così. Allora, a questo punto facciamo Ctrl S per salvare e vediamo se riusciamo a lanciare dei programmini Love. Ora, in realtà una cosa interessante è che noi possiamo andare nei progetti My Programs di Lua, e qui c'è proprio degli esempi Love che quindi possiamo usare. E facendo demo vedete che ci sono tre esempi sostanzialmente, e quello che ci spiega come fare a lanciare questi programmi. Quindi lui ci spiega che dobbiamo vabbè, fare quella cosa che abbiamo detto prima, cioè di mettere l'eseguibile di Love dentro o il path o comunque nello user che ho messo prima, che mi sembra più interessante, e poi soprattutto ci dice di andare in project Lua Interpreter Love, quindi project Lua Interpreter, e specificate Love. In questo modo il Zero Brain sa che deve lanciare Love per eseguire i vari progetti. Allora, adesso lui dice di andare nel project folder, change the project folder, quindi si può fare così, project directory, choose, vedete che siamo in main program, andiamo in love samples e prendiamo l'ello, e quindi entriamo, abbiamo il main.lua, vedete che il main.lua fa sostanzialmente, ha due funzioni. Allora, prima non l'ho detto, ma adesso lo scriviamo, lo diciamo. Quando si programma videogame, sostanzialmente non si scrive un qualche cosa che va dall'inizio alla fine, ma si scrivono delle funzioni. E queste funzioni sono delle funzioni che vengono chiamate callback, perché vengono chiamate dal callback vuol dire chiamami indietro, cioè nel senso richiamami. Quindi io voglio essere chiamato da Love tutte le volte che lui deve eseguire uno step successivo, cioè molto velocemente. Lui mi chiama, credo, un 30-40 volte al secondo. Ogni volta che mi chiama, io gli dico di impostare un colore, che è questo, che è un colore, boh, che sarà abbastanza chiaro. Quindi set color. E qui abbiamo RGB, quindi questo qui è fondamentalmente green. È quasi esclusivamente verde, e qui forse ce lo dice anche chi è.
Ecco, vedete, red, number, green, number, blue, number e alfa. L'alfa indica praticamente la trasparenza, cioè quanto risalta, quanto è luminosa la scritta, e qui scriveremo L nelle coordinate 100 e 100. Quindi se vogliamo provare a eseguire questo programmino, è sufficiente che facciamo, clicchiamo execute, e se abbiamo fatto tutto bene, vedete che si accende la schermata di Love e ci fa vedere l'effetto del nostro programmino. Noi la possiamo spegnere questo, e poi possiamo vedere che c'è un'opzione che secondo me è molto molto interessante di Zero Brain con Love, che si chiama Scratchpad. Allo Scratchpad è una modalità in cui io posso, cliccando, vedete che mi fa vedere la scritta, e poi posso cambiare le caratteristiche del programma e vedere l'effetto che fa. Vedete che questo qui è verde, ma io posso, vedete che quando vado su questo numero mi compare quella doppia freccia. Se io clicco, però non si vede, aspettate che mettiamo più piccolo, corto, ecco, in modo tale da vedere la finestrella. Quindi se io vado qui e poi sposto a sinistra, vedete quel numerello dovrebbe farmi vedere sostanzialmente l'effetto che fa sulla destra, forse al Ctrl S. Se qui faccio L 1, ok, vedete, sì, funziona, ho dovuto rilanciarlo, nel senso che vedete che qui mi fa vedere quello, adesso c'è 103, se lo sposto, vedete sulla destra, vedete che man mano che aumento fino a un massimo, il massimo qui è 255, se aumento questo numero qua, vedete che aumentando quel numero lì diventa progressivamente blu, e se aumento anche R in rosso diventa progressivamente bianco. Per vedere l'effetto che ha il 255, l'alfa, possiamo ridurlo. Vedete che più lo riduco e più diventa evanescente, quindi l'alfa praticamente controlla quanto evanescente è il nostro amico. Qui possiamo mettere, vedete che se io cambio la scritta, lui mi fa vedere in tempo reale il cambiamento. E se io modifico questo, vedete 100, vedete che mi fa vedere, lo sposto sulla destra, oppure questo qui lo sposto verso l'alto. Quindi da questo abbiamo capito, tra l'altro qui posso anche posizionarmi qua e mettere 0, 0, 0, e quello che succede è che ce lo mette proprio in alto, vedete, proprio sul bordo lì. Quindi praticamente aumentando questo, quindi spostando il cursore, la posso spostare e vedere l'effetto. Questa cosa è molto notevole, perché quando studiate magari una scena grafica di un videogame può essere utile vedere quali sono gli effetti, no? di tutti i numerelli che si usano. Prima di lasciare Love 2D con questo debugger di Zero Brain, fermiamolo e proviamo eventualmente anche qualche altra cosa. Quindi andiamo su questo relello, proviamo a vedere lo shooter, mettiamo no, cambiamo. Ok, questo shooter credo che sia un giochino. Vedete che questo è un gioco, poi eventualmente lo possiamo vedere con calma in un secondo momento. Però se lo eseguiamo, questo programma fondamentalmente ci fa vedere. Vedete che c'è. Ecco, se premo freccia sinistra vado a sinistra, se premo freccia destra vado a destra. E quando premo la barra spaziatrice, vedete che viene emesso un missile. E quindi questo, diciamo, è un minimo.
micro gioco che vi permette già di capire che è possibile fare delle cose interessanti senza troppo impazzire. Adesso vediamo un po' cosa succede quando faccio fuori tutte le palline, che dovrebbe essere la fine del gioco. Ah, non succede niente, il gioco va avanti da sé. Questa cosa la vediamo magari, questo programmino, un attimino, poi dopo vedete che sostanzialmente è una successione di comandi Lua. Vediamo l'altro esempio che c'è, se riusciamo. Project Directory, andiamo Love Samples, Trajectory. Qui se facciamo il lancio di questo programma, questo qui credo che l'abbia fatto più che altro per farvi vedere non tanto il giochino. Vabbè, c'è, ecco, questo qui è semplicemente il calcolo di una traiettoria. Dal punto di vista didattico potrebbe essere persino più interessante dell'altro, ma era per farvi vedere in tempo reale che cambiando gli attributi si riesce a controllare, a capire come si sposta la traiettoria. Vedete che questa la traiettoria che fa così, no? Se io questo punto, dov'è? C'è l'angolo qua che è 45 gradi. Se io modifico questo angolo, lo metto più alto, dovrebbe cambiare in teoria una cosa. Forse qui c'è lo stesso problema di prima, rilanciamolo. Ok, è cambiato. Ecco, vedete che qui sta succedendo, cioè se io l'angolo 86, se lo riduco, vedete che la traiettoria cambia in tempo reale e cambia anche la velocità con cui praticamente viene dipinta questa traiettoria di un... questa potrebbe essere la traiettoria di un cannone. Anche questo potremmo volerla vedere nelle puntate successive. Magari adesso vedo se riesco a trovare un giochino ancora più semplice. Come vedete, non siamo entrati nel merito dell'UA usato qua dentro, però è per farvi vedere che questi giochini molto semplici si possono scrivere in Lua.